Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video. Io sono May e questo è il mio canale. Allora, io in questo video vi ho portato un gioco che sinceramente avrei voluto iniziare e avevo sbirciato un po', però poi ho deciso di fare un video al riguardo. Quindi andiamo direttamente al gioco. Si chiama Zoe. Anch'io devo esserci da qualche parte. Mettiamolo. Io sarò qua. Cercherò di vedere un po' come è la situazione. Allora, il gioco si chiama Zoe. Allora, praticamente questo è un gioco che giocherò con voi. Per ogni stagione farò due episodi e un video, perché sennò sarà troppo lungo. Quindi, senza più allungarci, iniziamo il gioco. Allora, il gioco praticamente consiste che io deciderò tutto quello, cioè tutto quello che loro devono fare. Quindi io, se decido qualcosa, mi danno due opzioni e quindi sono io a guidare questo gioco. Come vedete sopra ci sono i biglietti che daranno possibilità appunto a due giochi, a due episodi. I diamanti si useranno nella possibilità che nelle scelte ci sia o da usarli o anche no. E se uno le usa, poi ogni giorno, ogni volta che si gioca, ti daranno un diamante, però devi dare sempre un voto, una cosa un po' così. Comunque, io inizierei, perché sono veramente, qua possiamo tutto, sono 20 episodi della prima stagione. Come vedete, dobbiamo arrivare poi fino all'ultimo, e quindi io sinceramente non mi allungherei troppo. Andrei subito a fare i primi due episodi. Andiamo nella stagione 1. Nuovo liceo, nuove avventure, aiuta Zoe a imparare a controllare i suoi nuovi poteri e a fare nuove amicizie a Salom's Creek. Gazzetto! Non so come si pronuncia, però va bene. Comunque, episodio numero 1, nuovi incantesimi. Io mi metto qua perché penso di essere a posto. Ecco, c'è Zoe con sua madre. Zoe, ovviamente noi dobbiamo schiacciare. Terra chiama Zoe, e quel puntino che vedete lì si deve schiacciare perché deve andare avanti. Mi dispiace, ero distratta. E la mamma ride. Penso che la mamma. Allora, tutto pronto per il tuo appuntamento? E per andare avanti dobbiamo... L'unica cosa brutta di questo gioco è che dobbiamo andare sempre avanti così. Allora, già qua iniziamo così. O le rispondo male a mia madre e le dico che sono fatti miei, o è solo un amico. Io, giustamente, perché voglio essere... Io voglio essere una persona educata, le dico a mia mamma che è solo un amico, cioè la mamma di Zoe, non è la mia, ok? È solo un amico, vediamo. Esco solo con un amico? Veramente non ci credi nemmeno tu, però va bene. E come vanno gli appuntamenti della terza età? È sarcastica la ragazza, eh? E ride. Zoe, puoi contare su di me per parlare di qualsiasi cosa? Ti fa, certo mamma. Poi andiamo avanti e lei gli fa, Zoe, sto cercando di parlare con te. Oh mio Dio, ecco. Per stare distratta hanno fatto un incidente. Che sarà successo? Mamma? Cioè, mamma, la mamma proprio... Zoe. Già la canzone mi fa un po' piangere. Zoe, non abbiamo molto tempo.
e le dà una specie di collana e piange. Oddio, anche a me mi verrà da piangere. Cosa è? Che cosa è? Avvieni cura del come la tua vita. Mamma, cosa dici? Mi stai spaventando. Zoe, ti... Oddio, è morta. Mamma. E piange. Cioè, funerale, niente, non lo so, già dopo di 2 mesi è successo, già è morta la mamma, niente funerale. Iniziamo bene, allora, niente funerale. Quindi già sono passati già 2 mesi dalla morte di sua mamma. Benvenuta, Zoe. E voi chi siete? Sentiti a casa. Beh, io direi se sono a casa un'altra persona, non mi sento come una incomoda, quindi anche no. Grazie zio e grazie Mary, quindi zio vuol dire che c'è il fratello della mamma, immagino, e Mary è la moglie, non penso che sia la sorella, non si assomigliano per niente. Ha bisogno di qualcosa? Ecco, già qua se questa le risponde male è scostumata, invece se è una brava ragazza le risponde bene, già le ha risposto così, no, le ha risposto bene alla mamma. Adesso dobbiamo risponderle bene, perché siamo educati, perciò. E lei dice, sto bene? Sì, non preoccupatevi per me. E sto bene. Anche se veramente dalla faccia non sembra, però vabbè, non deve essere credibile per credere. Puoi lasciare le tue cose al piano di sopra, le fa la zia, penso. Grazie. E se ne va, al piano di sopra. Che faccio il sorridente che c'ha lo zio, sinceramente. E cosa ha visto? Oh mio Dio, ecco. Ciao. Ti scusi per essere entrata o saluti? Siccome già dalla faccia si vede che le è piaciuto il discorso. E non lo so, sono confusa, non so che fare. Voi lasciatemi nei commenti cosa avreste fatto voi. Un saluto, ormai. Matt, che grande sorpresa, proprio lui. Mamma mia, come antipatico, Zoe. Quindi dovrei chiamarti cugino? Non lo è del tutto corretto. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? È vero? Questa cosa mi viene in mente quando una persona dice una cosa e ridono sempre. Roger non è mio padre, chiamami Ronnie, compagno a distanza. Che sollievo non farti illusioni. Già cominciamo così. Non farti illusioni, Ronnie. Scusa, è bello il ragazzo, penso che ha tutte le donne nelle palme delle mani. No, no, te la rendiamo un po' difficile. È già tanto che ti stia ancora parlando. Pure tu sei antipatica, cioè, come dire. Non hai intenzione di vestirti? Vabbè, io lo direi anche. In effetti, pensavo di andare a bere qualcosa. Vieni anche tu. Ecco, già se ti ha detto praticamente che te ne devi andare, tu gli fai le proposte, va bene. Se non so chi. E Zoe, visto che sei nuova, io ti consiglierei di andare con lui. Quindi sì, buona idea. Andiamo, è una buona idea. Immagino sono andate a bere, perché l'ha detto che andava a bere. Ecco, sono andate a bere. E così devo finire l'ultimo anno per poter tornare a casa. Da notare sempre la faccia di gioia di Zoe. Sono sicuro che scoprirai il fascino di Salem's Creek. Creek? Boh. Sembra quasi che direbbe sì. Forse più facile. Non si può dire che non sia un posto unico. Raccontami un po' della tua vita sociale a San Francisco. Mi sembra un po' sociale, tra l'altro. Vuoi sapere? Certo, se te lo sta chiedendo, devi saperlo.
Se qualcuno interessante già questo ci sta provando, capito? Mi stai chiedendo se un ragazzo... Oh, intelligente sei, eh? Forse? Perché lui deve fare finta di niente. Già, l'ha sgammato e quindi si deve salvare. Ecco, la faccia già l'ho detto tutto. È tardi, ma c'è la scuola domani. Brava, Zoe, una ragazza è studiosa. Va bene, Zoe. E se ne vanno, penso. A proposito, non so se ti ho detto dove dormirai. Ma puoi tenere la mia stanza finché la tua non è pronta. È una trappola. Intelligente la ragazza. Ha capito tutto dalla vita. E lui ride. Dormirò nel soggiorno. Grazie, Max. Vieni. Io avrei paura di Max quando lei dice vieni. Ecco, la casa di Zoe. Ecco, sta dormendo. Ah, ciondolo. Quindi sta sognando. E che è questo? Ah, ecco, si dà questo. E c'è un lupo. Ecco, non ha dormito. Sembra a me quando io tipo la notte faccio incubi, non dormo, uguale. Solo che io non mi chiamo Zoe. E questo, ecco, lo zio lo sta portando a scuola e le domanda: sei nervosa, Zoe? Continuo a pensare che non sarà lo stesso senza i miei amici. Beh, anch'io la penserò uguale. Non è facile, ma so che tua madre sarebbe orgogliosa di te. Credi davvero? Grazie, Roger. Cioè, lo zio lo chiami per nome? Scostumata. Zoe, è un'altra cosa. È una cosa nuova per me. Farò del mio meglio. Per il momento metterò soltanto una regola. Ecco, già iniziamo bene. Mi aspetto che tu sia sempre a casa prima di mezzanotte. Va bene? Ecco. Già lei non le è piaciuta la idea, però penso che accetterà. Come vuoi tu, zio? Brava, brava, brava. Ti auguro una buona giornata. È andata a scuola. Vediamo com'è questa scuola e come sono i suoi compagni. Aula 102, ecco, come tutte le ragazze quando arriva una scuola nuova si perde e si perde, si è persa. Aula 102, qua, ecco, qua devo fare. Allora, aula 102. Cammina, ecco. E chi è? E chi si viene a trovare a quel ragazzo che ha baciato nel suo sogno, che mo sapremo come si chiama, almeno penso, no? Ho risposto male a Roger. Pensavo che avevo risposto bene, vabbè. Comunque, danno le tue decisioni alla fine di ogni giocata. Quindi già la prima episodio l'abbiamo superato. Andiamo al secondo episodio. Ah, primo giorno di scuola, episodio numero 2. Ecco, si sta caricando. Episodio numero 2, primo giorno di scuola. Qualcosa non va, sembra che tu abbia visto un mostro. Beh, più o meno, diciamo. E racconta il tuo sogno o non dici niente? Gli racconterei il mio sogno. Questo è molto strano. Ieri sera ho sognato qualcuno molto simile a te. Ecco. E qua c'è qualcuna che gli dà fastidio. Non importa, li fa lei. Cerco l'aula 102. Si trova in questo corridoio, è la terza porta a sinistra. Grazie. E se ne va. Mi sa che lui è un po' impressionato. Come sempre, quando uno nuovo arriva sempre tardi. Ah, e tu devi essere Zoe, benvenuta. Grazie, è arrossita perché è timida la ragazza. Questa è Zoe, la vostra nuova compagna. Viene di San Francisco, da San Francisco. E diventa rossa di nuovo. Forse è per questo che pensa che vada bene arrivare in ritardo. Ecco, già iniziamo benissimo. Già l'insegnante si è arrabbiato.
Allora, e le rispondi bene stavolta, perché prima dice che le ha risposto male tuo zio, quindi chiedi, mi dispiace, mi sono persa cercando l'aula. Infatti non l'ho fatto apposta, cioè, Somers è un po' severo, ecco, già è la prima che lo dice, ma credimi, c'è di peggio. Benvenuta, sono Carla. Grazie. Cioè, il dito dopo di tanto fare così mi fa male. Hai bisogno del gruppo giusto per difenderti dai predatori di questa scuola. Predatori? I ragazzi popolari delle cheerleader e gli sportivi. Ride. Lei non se ne frega. Carla, come stai, Francis? Conosci a Zoe? Ovviamente non la conosce, forse. Ciao Zoe, ti ho visto la lezione, quindi tu la conosci. Questa collana? Mi sembra di averla già vista da qualche parte. Non credo, è un regalo di mia madre. Ehi Zoe, vedo che già stai facendo amicizia. Proprio così. Ci vediamo stasera alla festa nel bosco, sì, fiesta, ok. Ieri mi sono divertito molto, veramente non hanno fatto niente di che, però vabbè. Una festa nel bosco. Sì, ci saranno tutti. Vuoi andare alla festa nel bosco? Lei dice, non so se sia il caso, certo, diciamo certo perché è nuova, quindi deve fare amicizie, perciò. Deve divertire la ragazza. Certo che ci andrò, ecco, bravo, quello è lo spirito giusto. E loro li fanno stare lì. Anche veramente si è invitato a Zoe, però vabbè, grande. Quello è bello, autoinvitarsi. Conosci Matt William, è il ragazzo più popolare della scuola. William. Grande, dovevi arrivare tu perché fossimo invitati alla festa del bosco. Cosa ne è stato dei predatori? Sarebbe Matt, uno di loro. E loro ridono. Adesso Francis, che sarebbe il suo amico, sta facendo la ricerca del ciondolo e mi dice che devo schiacciare lì il ciondolo di Zoe, quindi sta cercando, facendo ricerche mentre lui cerca. Cerco di capire chi è. Un lupo. Indagini. Siamo a Criminal Minds. No, non sono Criminal Minds, sono Zoe. E sono andati alla festa. Da notare come sono pulitissimi, che ci sono le bottiglie di birra a terra. Bravissimi ragazzi. È strano che Francis non sia qui. Di solito molto puntuale. Bravo Francis. Ecco, ragazze. Francis, dove sei stato? Stavo studiando, per questo ho fatto tardi. E Zoe ride. Ironica lei, eh? Va bene Zoe, conosci già Matt? Allora, conosci mai il migliore della scuola. E suppongo che avrai visto a Gala in classe. Veramente mi ricorda il cioccolato Galak, quello là bianco. E suppongo che avrai visto Gala in classe. Veramente? Ah sì, eccola qua. Gala. Fai attenzione a Gala, pensa solo a se stessa. Giusto avere amici così come te, brava. Zoe ha una faccia un po' sorpresa. E chi è quello che assieme a lei? Infatti. E Lucas, è bello, ma... è strano, fa lui, ovvio, stramaschi, non dirà mai che è bello, ovviamente. Visto che puoi scegliere, io parlerei sicuramente con Matt. Ecco, già lei le sta dando dei consigli da prendere a Matt. In che senso posso scegliere? Ti guardano tutte e due. Il primo giorno a scuola sono tutti ai tuoi piedi. Allora, lei.
Acqua dice: a parte che non abbiamo diamanti sufficienti, lei o parla con Matt, rimane con Carla e Francis, o parla con Luca, solo che dovrebbe spendere 20 diamanti sia con uno che con l'altro, non ce l'ha, e quindi io rimango con Carla e Francis. Che poi Francis forse è più tardi, forse più tardi. Ecco un messaggio. Roger, lo zio è nero. Ragazzi, è nero. Allora, Zoe, dove sei? Già mezzanotte. Allora, se le diciamo rilassati le risponde male. Vengo più tardi. Oddio, la ammazzerà. Non posso tornare adesso, ho da fare. Zoe, sul serio, torna subito. Arrabbiato lo zio abbastanza. Cavolo, devo andare, mi dispiace ragazzi. Brava, sono andata. Pensavo veramente che sarebbe rimasta, ecco, però si sta lamentando. Grande Roger, grazie mille. Ecco, suona qualche rumore strano. Ehi. Ancora, ehi. Oh mio Dio, che è una scimmia. C'è qualcuno? Ecco, ecco, ci mancava solo che veniva. Bravissima. Le hanno rubato la collana. Le mie decisioni. Allora, non ho raccontato a Lucas il mio... No, ho raccontato a Lucas il mio sogno. Avevo detto di sì, vabbè. Il 66% dei giocatori hanno scelto questo. Ti sei scusata con Summers, il 69% hanno scelto questo. Quindi l'altra maggioranza, cioè l'altra, gli altri hanno detto il contrario. Si sono comportati un po' male, ma non va bene. Poi l'81% ha scelto di rimanere con Carla e Francis. E questo è stato tutto per il primo e secondo episodio. Noi ci vediamo in un prossimo video dove farò il 3 e il 4. E niente, se vi è piaciuto questo video lasciate un mi piace e iscrivetevi, commentate se avete giocato questo gioco, se lo conoscete, o semplicemente se vi è piaciuto. E niente, vi mando un bacio, ciao!